Chieti si candida a Città Europea dello Sport 2025, il titolo che viene assegnato annualmente da ACES Europe, associazione no profit che agisce in sinergia con l'UNESCO dal 2007, alle città che si contraddistinguono con progetti che incarnano i valori e i principi etici dello sport. Secondo l'assessore Manuel Pantalone, la località teatina ha tutte le carte in regola per ottenere il prestigioso riconoscimento. Ci siamo candidati con un'apposita delibera al premio Città Europea dello Sport perché riteniamo di avere tutti i requisiti per il grande lavoro che come amministrazione stiamo compiendo dal nostro insediamento, quindi da 2 anni e mezzo a questa parte, in materia di riqualificazione strutturale e gestionale dell'impiantistica sportiva cittadina e creando quelle sinergie con le federazioni. Mi riferisco a ciò che abbiamo fatto con il centro tecnico federale della Federazione Italiana Pallamano nel nostro Pala Santa Filomena, oltre 500.000 euro di investimenti su quella struttura, più tutta una serie di grandi eventi internazionali che abbiamo ospitato, e per la trasversalità delle eccellenze sportive della nostra città. Stiamo lavorando molto, riteniamo di avere questi requisiti, il premio organizzato da ACES Europe che è in partner con UNESCO e insomma veramente crediamo possa essere qualcosa di importante per la nostra città e per il nostro territorio. La scelta della giunta comunale ha destato però qualche polemica con alcuni esponenti dell'opposizione che hanno espresso critiche alla candidatura, lasciando intendere che in qualche modo si punti a comperare il titolo. La maggioranza rinvia le accuse al mittente, parlando di figuraccia europea della minoranza e chiedendo scusa a nome della città per le gravi insinuazioni nei confronti di un premio fondato da un'associazione non profit che è al di sopra di ogni sospetto sia dal punto di vista etico che delle buone pratiche amministrative.